Oggi siamo sul primo video di Call of Duty Zombies Cold War. Il video si chiamerà La mia prima partita, però ovviamente non è la mia prima partita, in quanto vedete ho già il pompa base, tra virgolette, che ha degli accessori. Cosa va a significare questo, ragazzi? Avevo già registrato la mia prima partita su, credo, una mappa che si chiamasse Rinnegato, ok? Però sono successe cose e non ho più la registrazione. Ora, avevo fatto circa 20 round, poi non riuscivo più ad andare avanti, non avevo idea di cosa stessi facendo. Io sono un giocatore di Black Ops 3 e provo a fare la scivolata infinita. Prima volta su Die Machine, non ci ho mai giocato come, vabbè, le altre mappe, appunto. E io vi dico, vediamo, appunto, Zombie Cold War. Allora, per quella partita che ho fatto, mi è sembrato molto figo in realtà, ok? Perché lo trovo il mix tra World War 2 e Black Ops 3, perché comunque è molto acceso, molto molto acceso. Ora devo vedere l'audio come risolverò, perché io lo sento altissimo, anche se l'ho abbassato un botto. Però appunto ha un po' gli zombie così, in modo inquietante alla World War 2. Però ci sta, colori comunque abbastanza sgargianti. Ok, tra l'altro iconcine riciclate tantissimo da Black Ops 3, come dicevo, colori molto sgargianti, un po' alla Black Ops 3 per l'appunto. Quindi io sono fiducioso, imparerò un attimino a conoscerlo il gioco in queste prossime settimane, diciamo, e vediamo un po' se riesco a farci qualche world record anche qua. Potrebbe essere un'idea. E comunque, ragazzi, questa cosa che il bonus ti dice scade tra tot secondi è molto comoda, perché comunque prima va bene con il lampeggio, ci arrivavamo a logica. Però comunque non è da sottovalutare, è una bella aggiunta pure questa. Ok, poi queste cose che mi droppano, oltre ai bonus, dico quei robi verdi, queste equipaggio, ok, queste posso raccoglierle, va buono. Però quei robi verdi che sembrano tipo delle corde strane, non ho esattamente capito cosa siano. Però va bene. C'è da dire che però prenderli a pugni è molto divertente, questo va sottolineato. Io direi questi due che sono lenti, li lasciamo stare. Ecco, io ho raccolto roba, però non ho idea di cosa ho fatto. Allora, dicevamo, blocca, porta, 500. Raga? Oh, piano, è diventato un horror, raga. Ma, scusa. Ma è Nacht. È Nacht, perché c'è Nacht? Che vuol dire? Che vuol dire? Apri sta porta che il ragazzo mi incula. Vabbè. È esploso. Ma che è successo? Vabbè, non... Cioè, raga, questa è la struttura di Nacht. Prima di attivare energia, vabbè. Cioè... Ok, bro. Ma quali informazioni? Ah, ok, vabbè, sarà roba a livello easter egg. Buono. Allora, intanto, uno. Perché costi 2.500 e tu sei sempre costato 2.000? Due. Le porte che non sono istantanee è una grandissima cavolata. 3. Perché la... Okay, jug. Sei il jug? E il jug, lo prendiamo. Lattina, fantastico. La mia domanda è... Perché se devo attivare la corrente i perk sono già attivi? Questa cosa mi confonde molto. Però abbiamo trovato la cassa. La Reagan subito? Va buono! Allora, io non ho mai usato la Reagan su Cold War. Però avevo visto dei video dove la usavano anche a round altissimi, quindi... Cioè, ok, vediamo un attimino come funge la situazione. Allora, io vedo che mi sia una struttura sotto. Una porta, questa. Ok, è una porta. Allora, sta cosa che mi segna le robe, ti dico, in realtà ci sta, eh. Perché contando, appunto, va bene, di qua. Cioè, per i giocatori, comunque... novizi, mettiamola così, come me in questo caso di Cold War, io aprirei anche questa nel dubbio. Ok, di qua sono fuori. E vabbè, è un eventuale escape che non si disdegna. Più che altro io vorrei capire come azzoppare gli zombie, perché... Ok, quick, fantastico. Perché se io non so come azzoppare gli zombie, non ho, diciamo, il tempo di mettermi a esplorare con calma. Comunque, ragazzi, veramente a comparto grafico... Cioè, bene che c'ho le grafiche bene o male al massimo, eh. Infatti, vedete, faccio 100 fps a malapena. Però... Era la porta giusta da aprire? O no, dovevo andare di qua, aiuto. Mi sono perso. No, sì, dovevo aprire quella. Qui abbiamo... Abbiamo una prova. Munizione... Sono confuso, però va bene.
Quindi stavo dicendo, a livello grafico è qualcosa di atomico. Tra l'altro ci ho fatto caso ora, le frecce probabilmente mi indicano la direzione della corrente, che potrebbe essere utile. Vado a regalare. Io, figo, figo. Però è troppo inquietante. Cioè, veramente qua, queste zone buie, è peggio di World War 2. Ok. Ok. Ma questo qui, non vorrei dire cavolate, ma dovrebbe essere il perk che ci sta nelle custom, che mi attiva bonus random, cavo inerte, alto forno e compagnia. Raga? Raga? Che succede? Ah, round dei cani. Buono. Ma che sono sti co... Ma che... Ma? Cioè, non ho capito. Un Gollum di Kino e una bestia infernale, che ne so, di Town, hanno fatto cose e sono usciti questi. Ma che roba è? Ma che roba è, raga? No! Raga, ho fatto il mio primo a terra. Avevo appena comprato la cosa, come si chiama? La stamina up furto, lì la chiamo io. Mi rianimo quando voglio. Per cui, ok, mi rianimo quando voglio. Perdo solo un perk. Questa è una cosa ottima, ottima. Che, vedendo per logica, direi il quick te lo leva per ultimo. In caso perdi solo l'ultimo perk che hai comprato, credo. Però a questo punto la mia domanda è: se mi rianimo così e il quick non lo perdo mai, a cosa... Cioè, rianimazioni infinite. Stamina up? Eh sì, stamina up, buona ragazzo. 4000! Perché ora tu mi hai dato i punti e prima no? Poi cosa vuol dire 4000 la speed cola? Bro, non me li puoi mettere così cari, perk! Allora, io sto facendo cose. Madonna, corro velocissimo, però non ho effettivamente idea di cosa io stia facendo. Ok, bro? Cosa è una roba entra a garta, tipo... Oh! Ma mi dici entra, non mi fai entrare, mi fai morire. Che è sto discorso? Bro? Tunnel dell'etere, che... Mi sembra una roba tipo Agartha questa, poi non ho idea di cosa io stia facendo. Però va bene. Va bene, stavolta è andato istantaneo e direi meno male, altrimenti esplodevo. Ma raga, che sta succedendo? Io non... Ok, ho preso un pezzo. Siamo ritornati... Macchina. Va bene. Io, raga, mi sto veramente cagando addosso. Aiuto, cosa fa? Pack a punch? Hello, pack a punch? Cosa sta succedendo? Va bene, va bene, però... Sono contento di aver sbloccato il pack a punch, ma io devo andare via di qui! Ma raga, perché è tutto bianco? Che c'è le tempeste di neve pure? Ma lasciatemi in pace un attimo! Ok... Una mazza che è round 12... Aiuto, aiuto. Sì, ok, molto simpatica, ma mi sa che non è molto utilizzabile, bro. Ma raga, lascio... Le armi che lascio dalla cassa le trovo... No, vabbè... Ma raga, è assurda sta cosa! Un assalto col termico. Sì. Sulla minimappa. Cos'era sto suono? Ok, non, ragazzi, non sono strano. Allora. Ah, ok, è l'etere. Mi dice di entrare. Allora, entriamoci. Non ci posso credere. C'era pure l'instankill. Non ci ho pensato. Ma scusate, io avevo il quick. Perché sono morto? Cioè, non ho capito.